Buongiorno camminatori. Siamo pronti per un nuovo cammino. Diamo qualche indizio. Dai, sì. Vabbè, dai, lo diciamo. Siamo sul Cammino dei Forti. Dopo scopriremo anche perché si chiama così. Il Cammino dei Forti è un cammino di 120 km suddiviso in 5 tappe. Dove siamo ora? Adesso ci troviamo nella piazza di San Severino Marche, che è il punto di partenza di questo percorso. Stiamo percorrendo ora la prima tappa del Cammino dei Forti, già abbastanza tosta, devo dire. E sarà lunga circa 15 km, poco meno, e un dislivello di circa 800 metri. E di qui si può già vedere un assaggio di quello che sarà il nostro paesaggio, che ci accompagnerà lungo tutto il cammino. Esatto, infatti proprio la particolarità di questo cammino è che percorrendolo si possono vedere anche le altre tappe. Infatti alle mie spalle c'è la terza, la quarta e la quinta tappa. Già si vede da qui che la terza sarà tostissima. Sì, infatti. Comunque veramente molto bello. Si vedono i forti, quello è il forte di Pitino. E siamo carichi noi. Ci siamo. Siete forti? A voglia. Mentre percorriamo una delle tante salite, vi facciamo vedere un po' il paesaggio. Di qui si vede benissimo che siamo tra le colline marchigiane. È una zona abbastanza ventosa, infatti potete notare qui il micetto, così mi sentite bene. Mi sono già affezionato, si chiama Billy. Ma con su buio, anci il latte cuocio buio che ti fa poi tanto bene. Qui ci metto un po' di miele, ce lo mette con amore, qualche goccia di sole, poi un abbraccio lui ti dà. Ancilla, 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 ancilla. Allora, il Cammino dei Forti nasce da un'idea che abbiamo avuto nel 2019. Avevamo già fatto altri cammini e c'era sempre un po' ronzata questa cosa in testa del fatto di poterlo fare anche da noi. Il campanilismo qua è sempre stata una prerogativa di tutti noi e quindi ce la crediamo un po'. A parte scherzi, i territori sono molto belli, quindi abbiamo pensato, ecco, di unire un po' i punti salienti di questa natura e niente, piano piano si è andato a strutturare quello che è adesso l'itinerario del cammino, 5 tappe, 120 km e poi da lì piano piano io, Alessio, David abbiamo parlato con le varie istituzioni comunali e poi con la segnaletica e la voglia di fare il divertimento e l'amicizia è nato questo progetto. Vi invito tutti a venirlo a vedere, a visitare. Oggi abbiamo percorso la prima tappa del Cammino dei Forti, che va da San Severino Marche fino a Crispiero. Abbiamo percorso 15 km, abbiamo avuto un primo assaggio delle salite tra le colline marchigiane. E è stato un cammino, è stato un bel approccio. A voglia. Abbiamo visto un sacco di cose, tra cui il Castello al Monte, la Torre degli Smeducci. Poi siamo passati anche nel parco eolico di Serra Petrona e adesso ci stiamo dirigendo a fine tappa, appunto, come diceva Davide, a Crispiero. Stiamo percorrendo gli ultimi metri che ci portano
ufficialmente, perché la tappa è già finita, ma ovviamente scegliamo sempre alloggi che stanno dopo la tappa perché sono bellissimi. Infatti venite con me, ve lo faccio un attimo vedere. Vieni Billo, vieni. Siamo nel punto tappa di questo cammino, nel punto accoglienza, una casetta nel bosco che è una struttura nuovissima. E volevo chiedervi, ma quanto il cammino può impattare su un territorio? Il Cammino dei Forti ha trasformato il paese praticamente da una zona poco trafficata, adesso è meta di camminatori e di turisti anche di diversa ragione, e per l'appunto abbiamo aperto questa casa vacanze per poterli accogliere nel migliore dei modi. David, mi passi un po' di salame? Ma certo, dai, che ti passo un po' di salame. No, no, quello chiaro. Quello chiaro? Questo non è salame, questo è ciauscolo. Ciao che? Questo in un morso senti tutte le marche. Prova. Mamma mia. È amore, è poesia, è territorio, è marche. Bentornati su History Jam, la rubrica che parla di storia, e finalmente siamo arrivati, ecco, si vede, quella è la prima, ok, no, è la seconda perché ieri erano già in cammino gli altri, sono andato oggi, ma questa è la seconda fortezza. Fra, lo sapevi cos'è successo nel 1311? Certo, certo, in pratica da questa parte qua possiamo vedere la torre che è stata commissionata dal rettore generale dell'Alta Marca, re Raimondo d'Attone, che appunto ha commissionato questa torre al Giovanni da Varano. Esatto. E questa torre, che è alta ben 35 metri, è stata poi conclusa nel 1385, quindi ci hanno messo parecchio, circa ma no, non c'erano le gru, mica c'erano le gru. 70 anni almeno. Ma no, non va bene così. Comunque, a cosa serviva? Serviva per, era una torre di guardia sulla valle del Potenza. Esatto. E questa faceva parte del sistema di fortificazioni dell'Intagliata, che è stata ideata proprio dai da Varano. Perché? Perché da San Severino attaccavano, quindi si dovevano pur proteggere. Ma infatti è molto diversa dalla torre che abbiamo visto ieri. Perché? Esatto, perché infatti ci sono dei merli che sono diversi. Sono dei merli che sono fatti a coda di rondine. E questo, diciamo, ecco, li distingue perché sono dei merli ghibellini. Infatti Gian, poi che è successo? Io infatti ero qua perché non è che volevo dire ste robe, no, volevo fare no, ma poi cose. Poi la torre addirittura, cioè poi nelle Marche non si butta più nulla, niente si butta via. Quindi non c'erano più le guerre, perché sicuramente qualche storiella, sai, la principessa si innamora, non lo sappiamo questo. Sicuro. Però cos'è successo? Che le guerre sono finite, che ci facciamo? Che ci facciamo? Ma sì,
svoltiamo la campanile, ma sì, c'è la campanile. C'è la chiesa a fianco, San Biagio, non c'è il campanile, bam, campanile. Ma poi hanno fatto anche a San Biagio il campanile, anche quello è un campanile, ragazzi, sono campanili, campanili dappertutto. Sì, campanili, andiamo, campanili, dai, portiamo, non voglio andare. Io non lo so. Eccoci qua, ragazzi, siamo presso il monumento al capitano Salvatore Valerio, che faceva parte del battaglione Mario contro la lotta partigiana nei territori di Val d'Iola e di San Severino Marche. Questa lapide è stata dedicata a lui in quanto il 24 marzo del 1944, insieme a dei suoi commilitoni, si imbatterono contro delle truppe nazifasciste. Il capitano si sacrificò facendo andare avanti i propri compagni e trattenendo qui le truppe nazifasciste, sacrificando la propria vita. Vogliamo ricordare anche che San Severino Marche ha ottenuto la medaglia d'oro al merito civile contro la lotta partigiana e il nostro cammino ha scelto proprio di passare in questi sentieri partigiani per ricordare al meglio la lotta in quei periodi. Prode, società, merende. Cammino dei forti. Se c'è una situazione che ti annoierà, te la canta una canzone, questo è Ancilla. Un problema che ti assilla e ti annoierà, la risposta ti distilla solo Ancilla. Ah, 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 Ancilla. Ah, 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 Ancilla. Ah, 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 Ancilla. Ah, amici, eccoci, siamo all'ingresso della faggeta del Monte Canfaito, famosissima. Cammino dei Forti ovviamente va alla scoperta delle fortezze del territorio, ma anche delle bellezze immerse nella natura, e questa sicuramente è l'espressione massima dei gioielli che abbiamo nel nostro territorio. Quindi venite con noi e andiamo a scoprirla. Una curiosità sul dualismo del binomio del nome del nostro cammino. Ovviamente la parola forti ci indirizza subito al centro del tema di questo progetto, quindi alla scoperta delle fortezze del nostro territorio. Però non solo, perché comunque l'appellativo forti
in questo cammino va veramente sudato e guadagnato sul campo, quindi è bello dire che forti si diventa in questo cammino e alla fine di tutto il percorso ci si sente ancora più carichi, più forti, più mitici, più tonici, e sicuramente questa è una di quelle esperienze che vogliamo far passare in maniera più viscerale a tutti i camminatori che aspettiamo nella meraviglia del nostro territorio. Tappa numero 3 conclusa, è stata bella impegnativa, ma la concludi in un modo meraviglioso, ossia ad El Cito. Perché si chiama proprio El Cito? Deriva da Lecceto, ossia bosco di lecci circostante. Inoltre il castello di El Cito è stato costruito proprio da monaci benedettini che volevano proteggere la loro abbazia. Esatto, infatti El Cito è detta anche il paese del vento, questo perché appunto si dice che El Cito sia sospeso tra il cielo e la terra, perché il borgo si protrae proprio sulla vallata e quindi è molto esposto agli agenti atmosferici. Veramente un paesino incantevole. Abbiamo fatto 10 km, sembra di averle fatte 400. Questo c'ha le vesciche. No, sicuro? No. Sono andato vicino. Ragazzi, consiglio numero uno, appena vi fermate, subito togliete le scarpe, asciugate i piedi e togliete anche le calze, le fate asciugare e vedete che potreste prevenire qualche vescica. Saggio il Davide, in questo cammino devo dire che ne ha azzeccate tutte, dall'acqua alle altitudini ai dislivelli. Oggi ci troviamo sulla quarta tappa del Cammino dei Forti. Siamo partiti da El Cito ed arriveremo a Pitino per una percorrenza di circa 25 km e 890 metri di dislivello. Questa tappa ripercorre i luoghi simbolo della resistenza e della lotta partigiana e oggi attraverseremo e visiteremo ben tre fortificazioni che attraversano appunto il Cammino dei Forti. La prima è la torre di Aliforni, e di cui appunto sono rimaste ancora intatte le mura e la torre centrale. Poi visiteremo il castello di Serralta, di cui rimane soltanto la torre centrale e quello che era il vecchio abitato, ed infine il castello di Pitino. Da notare che su questa tappa abbiamo già incontrato svariate fonti d'acqua, infatti siamo proprio qui a ristorarci per il pranzo in una di queste. The champion!
ci troviamo al castello di Serralta, una fortificazione che si trova sulla quarta tappa del Cammino dei Forti ed è la seconda della giornata. E siamo qua con Matteo per parlare un po' della storia di questo castello che comunque risale al XIII secolo. Sì, innanzitutto benvenuti. Grazie. Ci troviamo uno dei più bei castelli di San Severino, come avete fatto altri castelli. E Serralta è una storia un po' particolare, è un po' storia di distruzione e ricostruzione. Infatti questa sera trovate tutto abbellito in epoca 1200, perché parliamo della prima costruzione di questo castello, dove c'è stata un'altra distruzione di un altro castello ad opera sempre di coloro che ci hanno seguito, cioè meglio degli abitanti di San Severino. Perché questo? Perché qui vicino sorgeva un castello di nome Civitella, dava fastidio al territorio di San Severino e San Severino la rasa al suolo. Sì, sì. Come attraverso un inganno, con la forza non ce l'hanno fatti, sono entrati durante una processione, hanno fatto sì che tutti quanti gli abitanti fossero, purtroppo ahimè, uccisi, preso il castellano, portato via e poi riedificato e costruito il castello di Serralta. Bene, dai, quindi una storia molto, sì, ecco, molto bella. Complicata. E invece questa sera c'è proprio una festa particolare, giusto? Sì. Parlavi di una rievocazione storica. Sì, beh, noi siamo nel circuito Marche Storie e abbiamo ottenuto il bando per questo bellissimo evento, dove vengono raccontate storie e leggende appunto del territorio. Noi abbiamo voluto prendere questa bellissima storia raccontata dai personaggi fantastici, ovvero Santa Sperandia e Sant'Angelo, che qui vicino vi è la grotta di Santa Sperandia, dove lei ha fatto il suo ricovero da eremita, e dall'altra parte vi è un'altra chiesetta dedicata a Sant'Angelo. La leggenda narra che fossero fratelli, invece è una leggenda che va dietro ancora nel tempo. Uno era un monastero dedicato a Sant'Arcangelo e l'altro appunto Santa Sperandia, che realmente esisteva. Facciamo parlare loro due come belle figure, perché sono le figure un po' a dare un senso a questi luoghi. Santa Sperandia qui è molto venerata, molto, molto diffuso come venerazione. Bene, ringraziamo Matteo per le spiegazioni e andiamo a farci un giro al centro. Bene, siamo con Giusy, Marco e il piccolo Ragù al Country House Casal Villanova, che si trova sulla quarta tappa del Cammino dei Forti. Oggi parleremo un po' di questa attività che è stata presa in mano e rivoluzionata da Giusy e Marco, e raccontateci un po' quello che avete fatto, come avete rilanciato questo posto. Buongiorno innanzitutto. È semplice, abbiamo cercato di, dopo il lockdown, di cambiare un attimino le dinamiche che c'erano già in partenza con questa attività che la mia dolce signora qui ha creato 28 anni fa. Questa era la casa paterna dei nonni, lei veniva in vacanza qui. Veniva in vacanza e un giorno ha deciso che io apro un agriturismo. E col cammino, che è una cosa di cuore, come esatto, dicevo prima. Infatti, raccontateci un po' anche come il cammino, ecco, non ha cambiato, però ha in qualche modo incrementato, sì, anche il numero di, sì, clientela. Sì, noi col cammino abbiamo aumentato tantissimo le presenze, soprattutto le presenze di questa bellissima realtà, che è il movimento, il turismo lento, mm-hmm, quindi il trekking, quindi chi cammina, chi piace questi posti stupendi. E abbiamo aumentato tantissimo, sicuramente in modo importante, sensibilmente. È strutturato molto bene, Davide, i ragazzi, loro hanno creato una realtà, secondo me, da zero, veramente importante. Li abbiamo appoggiati prima che nascesse ancora questo progetto. Li appoggiamo e li appoggeremo sempre. Loro sono una parte importante della mia vita, perché sono stati capi scout di uno dei nostri figli, e quindi ho nel cuore tanto con loro. Lei li conosce da sempre, e quindi con loro è nato un rapporto di questo tipo qui. Siamo contenti soprattutto che ci sia la possibilità di poter conoscere e far conoscere questa realtà, che manca sinceramente in giro per le Marche,
Io non sono marchigiano, si sente, sono ligure, 28 anni che vivo nelle Marche e le Marche sono stupende. Sì. Quindi avete anche voi avuto modo di fare questo cammino, avete avuto modo di apprezzare i paesaggi, le persone, perché sì, c'è anche da dire questo, c'è un'ospitalità particolare, direi. Ok, non ci rimane che ringraziare Marco e Giusi per questa calorosa accoglienza, e se passate per la quarta tappa dovete venire per forza a Casal Virenova, perché è veramente un posto, una bomboniera che non potete perdervi. Vi aspettiamo. Ciao, grazie. Bentornati in questa nuova puntata di History Gian legata a Camminando nella Storia. Ci troviamo qui alla fortezza di Pitino, uno dei forti che fanno parte della grande catena di fortificazioni che noi attraversiamo con il Cammino dei Forti qui nelle Marche. Ecco, pensate che questa fortezza è una fortezza che risale, pensate, al periodo precedente ai Romani. Infatti su questa collina sono stati trovati dei ritrovamenti che risalgono al Paleolitico, molto molto prima, e in seguito i residui di un insediamento piceno risalente al VII secolo a.C. Insediamento piceno che nel V secolo, due secoli dopo la sua costruzione, è stato completamente abbandonato. Perché? Perché subentrano i Romani che mettono in sicurezza la zona, e quindi le popolazioni abbandonano le montagne per abitare le valli. Ed è così che nasce Settempeda, l'odierna San Severino Marche. Da qui il nome degli abitanti di questo paese che ancora oggi si chiamano Settempedani. Cosa succede però? Quando finisce il periodo romano, quindi iniziano le invasioni barbariche, si torna sulle montagne, Settempeda viene abbandonata e la popolazione si ristabilisce qui, a Pitino. E dobbiamo proprio ringraziare il governatore di Settempeda, il signor Marco Pitilio, romano doc, che a un certo punto, vedendo scendere popolazioni barbariche, invita i suoi compaesani a tornare qui. E dal suo nome Pitilio nasce Pitino. Ed è proprio grazie alla sua posizione strategica che il castello di Pitino nel corso del Medioevo è stato scenario di grandissime battaglie tra tutte le famiglie nobiliari della zona che cercavano in tutti i modi di impossessarsene. Sì, perché sotto a questa collina diciamo che si trova una valle attraversata da un'importantissima strada che collegava il mare all'entroterra delle Marche. In prima linea in questa battaglia troviamo San Severino Marche, che vuole a tutti i costi prendere possesso di questa fortezza. Faida che si inasprisce quando si aggiunge l'antagonista di San Severino, Camerino. Guerra che vede il suo apice quando nel 1239 Federico II di Svevia, imperatore, attacca e conquista la fortezza, regalandola proprio ai ragazzi di San Severino. Ecco, nel 1249 però, durante il Concilio di Lione, Federico II viene deposto, mettendo fine così alla casa di Svevia, e il Papa prende possesso di tutti questi territori. San Severino allora, ghibellino fino al midollo, fa una scelta:
faccio buon viso a cattivo gioco, si allea col Papa e tiene possesso di questo bellissimo castello. Ed è proprio nel 1426 che noi vediamo l'ultimo grande assedio di questa fortezza. Infatti la famiglia Smeducci di San Severino Marche si ribella al Papa e prende possesso di questa fortezza per difendersi. Tentativo che non riesce, infatti il Papa sconfigge gli Smeducci, Smeduccio Smeducci, ultimo della sua stirpe. Viene poi imprigionato a Roma fino alla fine dei suoi giorni. E questa è la storia del castello di Pitino. Grazie. Quinta tappa del Cammino dei Forti. Siamo alla fine! Già, oggi è l'ultima tappa. E siamo partiti da... Siamo partiti, altro che partiti, siamo arrampicati, arrampicati, abbiamo raggiunto, aggredito la montagna, la collina sulla quale si erge il castello di Pitino. Che è anche qua, eccolo che qua, è l'ultima fortezza del Cammino dei Forti. Esatto, la settima. Bellissimo, la settima, stupendo, un paesaggio fantastico, anche se come sali poi devi scendere, infatti dopo c'è subito una discesa molto ostica che ci condotto a Marciano, piccola frazione, poi a quella di San Mauro e poi a quella di Sant'Elena. Sant'Elena, precisiamo, Marche, sì, non quella, perché quella di è un po' però insomma bellissima. Tappa, forse l'unica pecca. Un po' di asfalto, sì, dai. E poi Fra non mi accarezza mentre camminiamo, no. Quella è un'altra cosa che mi ferisce. Oggi raggiungiamo finalmente San Severino, ma non voglio aggiungere anche una cosa. Dopo Sant'Elena abbiamo fatto un bel dislivello che me ne ero dimenticato, fatto il Monte Pettarelli, quindi abbiamo fatto anche una bel sentiero panoramico sui monti circostanti e poi siamo scesi per Serripola. Io stavo cercando di dimenticarla quella salita, ecco. Se è la verità. Comunque l'ho ricordato io. Niente, oggi arriviamo a San Severino Marche, per me ultimo del Cammino dei Forti, di inizio e di fine del Cammino. Infatti torniamo dai nostri amici di Artisan per farci timbrare la credenziale l'ultima volta. Già. Spero che non mi picchino. Comunque la tappa di oggi è lunga circa 25 km con 800 metri di dislivello. Beh, cacchio, Fra, grazie che me l'hai detto, perché adesso che me l'hai detto io forse... Ti ho confortato. No, beh, dai, allora diciamo che dai. Ne mancheranno pochi però. Sì, cioè, mancheranno... Cioè, mi hanno fatto un po' di dislivello. Quanto avremmo fatto fino adesso? Ci siamo, ragazzi. Sono troppo emozionato. Guarda, la piazza è qua, è quasi finito questo Cammino dei Forti. Ci siamo. È stato bellissimo. Oddio, la prima e la terza tappa non l'hai fatta, però. Cioè, questi sono dettagli, però, come sei puntiglioso. Guarda che, cioè, comunque, una due su cinque, beh, un po' di... Magari torno, ok? Magari torno, sempre se non vanno avanti a fare tutte queste salite, perché non è proprio il male. Comunque, dai, bellissimo, cioè, bellissimo cammino, eccola la piazza ci che sancisce. La terza piazza più grande delle Marche. La fine del Cammino dei Forti. Siamo finalmente arrivati al termine del nostro cammino, il Cammino dei Forti, e siamo nella piazza di San Severino Marche. Bene, dopo 120 km, com'è andata Gian? È stato veramente bello, una bellissima avventura. Prima cosa da dire, e qua lo dico, è il gruppo spettacolare. Esatto, infatti non vedo l'ora di essere da Artisan, dai ragazzi di Artisan, per mettere l'ultimo timbro sulla credenziale. Ma davvero, bellissima compagnia. E poi se parliamo di...
trekking, se parliamo di escursioni, paesaggi. Un perfetto mix, infatti, perché nelle prime tappe abbiamo assaporato anche, ecco, quella che è la riserva del Monte San Vicino, di Can Faito, e quindi abbiamo vissuto all'interno proprio di un'atmosfera e di un ambiente naturale molto ricco e variegato, con montagne circostanti davvero spettacolari. E salite passando, veramente toste. Quello sempre. E salite veramente toste. E passando comunque in questi forti, in queste rocche che sembrava appunto di camminare veramente tra le lenzuola della storia. È vero, hai detto benissimo, e tra l'altro c'è anche da sottolineare quell'altra parte di questo cammino che lo caratterizza, è proprio un cammino, cioè tappe magari dove c'è una camminata un pochino più distesa o più rilassata, le distanze sono sempre da tenere d'occhio. Ragazzi, non sottovalutate il cammino dei forti. Non è un cammino magari adatto per chi si approccia a questo mondo, è un cammino che richiede comunque un bello sforzo fisico, una bella preparazione, quindi ecco, anche un bel bagaglio di esperienza in questo mondo. Oh, per l'amor di Dio, non vogliamo negare a nessuno di venire, ma semplicemente un consiglio: evitate di venire impreparati, perché potete trasformare un'esperienza bellissima magari in una non tanto, tanto buona. Bene, che dire? Andiamo in piazza. Andiamo a goderci l'ultima birra, l'ultimo sfizio, e niente, al prossimo cammino. Dipende, c'è da buttare un po' di roba, tipo il panino, no, il panino, la carta. Bene, bene, verrà una bomba questo video. Grazie. Verrà veramente una bomba. Io ho lasciato tutti i fazzoletti che avevo nelle Marche, cazzo. Queste edizioni. Ah, cammini. Buongiorno camminatori. Ci troviamo. E tu, che buongiorno camminatori. Che cazzo è? Non mi piace, non le faccio. Dammi retta, fai così, fai. Preparati, dai, preparati. Insediamento Piceno. Facciamo un cambio di... Aspetta. La prima è la rocca di Beato. Settempeda, l'odierna San... Porco. Non è una cucina, è una piscina, ma si chiama Buca del... Del... Abbandona, porco di un cane. Nel 1245 perde definitivamente. E non era il 1245. Siamo andati sul San Vicino, era lontano. Siamo andati vicino al San Vicino. L'antagonista primario. Che due coglioni, Billo. Non lo mangio di certo vuoto questo pane. Ogni tanto guardi lì, però stai parlando con me. Ma sì, dai, okay. Ci siamo allora, Billo da Cilvia. Ed è proprio questo il motivo per... No, aspetta che ho fatto il sardo e non mi ricordo cosa devo dire. Dal nome di Marco Pitegno, perché non me lo ricordo, perché non è così il nome. Maremma, Bucaiola, la storia, i nomi, vaffanculo. E cosa abbiamo visto? Castello al Monte. E poi? Torre degli Smeducci. E poi? Buca d'Aria. E ancora? Parco eolico di Serra Petrona. Sì! Ma perché c'è un ragazzino a mezzanotte?